Per la prima volta in 500 anni il Palazzo a Coltigilla di Conversano apre le sue porte al pubblico in occasione delle Domeniche del FAI. Visite però strettamente riservate, rigorosamente off limits, telecamere e macchine fotografiche. L'unico proprietario, Bernardo Coltigilla, imprenditore agricolo, ci consente alla fine di varcare la soglia e riprendere il solo cortile dalle altissime volte, porta di accesso a un edificio che ha tenuto segreti i suoi tesori per 500 anni ed eccezionalmente svelati ai soli 60 partecipanti della delegazione del Fondo per l'Ambiente, guidata da Gigi Lionetti e Rossella Ressa. Risalente al XV secolo e da sempre di proprietà della famiglia Coltigilla, il palazzo si sviluppa su tre piani su una superficie di 2700 metri quadri. Vanta pezzi unici tra mobili dipinti e soffitti affrescati tra i più belli della Puglia. Nel tempo ha subito una serie di trasformazioni ad opera del nonno di Bernardo, Pietro Coltigilla, e dello zio Biagio, noto architetto, morto prematuramente nell'81 in un incidente stradale. Bernardo ci mette tutta la passione e la cura, ma manutenere l'intero palazzo è oneroso, quanto l'affitto di un super attico in Piazza di Spagna a Roma, ci dice. Di qui la scelta di trasformare le cantine, dove un tempo c'era il frantoio, in una sala ricevimenti da 100 posti. I lavori sono in corso. Al termine della visita, al proprietario è stata donata una pubblicazione del FAI che lancia un appello: difendiamo l'Italia del cuore. Fino al 31 ottobre, inviando un SMS al 45504, potremo salvaguardare alcuni degli angoli più belli d'Italia. Tutte le informazioni sul sito del FAI.